water belongs to people. It doesn't belong to the government, or corporations, or, you know, the mining companies. It belongs to the people. Everybody has a right. Vi ricordate Robert Kennedy Jr., il candidato indipendente terzo incomodo alle presidenziali americane, quello che si beve parecchie teorie del complotto e ha raccontato di avere un verme nel cranio che gli ha mangiato un pezzo di cervello. Quello che a un certo punto, quest'estate, ha mollato la sua corsa per allearsi con Donald Trump. Startling development in the 2024 presidential race. The son of Democratic icon Robert Kennedy suspending his independent campaign and endorsing Republican nominee Donald Trump. Le trattative tra i due, avremmo scoperto più tardi, sono cominciate subito dopo l'attentato fallito a Trump. Robert Kennedy Jr. è, tra le altre cose, il figlio di Robert Kennedy, ammazzato in un attentato mentre correva per diventare il candidato democratico alle presidenziali, e il nipote di John Kennedy, il presidente americano ucciso a Dallas. In questo momento Kennedy Jr. fa parte del team di transizione di Trump. Significa che, se il candidato repubblicano vincesse le elezioni, Kennedy dovrebbe contribuire a dare forma al prossimo governo degli Stati Uniti d'America. Ora, se pensate che il verme nel cervello sia la storia più pazza che lega Robert Kennedy Jr. a un animale, vi sbagliate. Sua figlia ha raccontato di quella volta che il padre l'ha portata a decapitare con una motosega una balena spiaggiata. Quest'estate è stato risolto un cold case che tutti i newyorkesi ricordano. Risale al 2014, quando il cadavere di un cucciolo di orso venne ritrovato in mezzo a Central Park. Dopo 10 anni, il caso è stato risolto. Robert Kennedy ha confessato. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. I went to work for commercial fishermen on the Hudson River in 1983 when I first got sober. Like his father, Robert Jr. is a lawyer and has a deep concern for wildlife and nature. In questo documentario sulla sua figura, una voce fuori campo spiega che Kennedy Jr. ha una grande passione per gli animali e per la natura, come ce l'aveva suo padre, e che questa passione lo ha aiutato a riprendersi dalla dipendenza da eroina. After struggling with heroin addiction and seeing his younger brother die of a drugs overdose, Robert Kennedy gained a new direction by helping fishermen to clean up the Hudson River. Kennedy Jr. ha fissato con le ossa dei grandi cetacei, la pelle degli orsi, le zanne e gli incisivi ferini, quelli dei grandi carnivori. Insomma, una passione per gli animali morti. Li cerca, li decapita, li scuoia, li lava e li conserva. La figlia di Kennedy Jr., Kik, ha raccontato: quando avevo 6 anni, si sparse la voce che una balena morta si era spiaggiata a Yanni Sport, a 5 ore di macchina da casa nostra. Con mio padre, a cui piace studiare i teschi e gli scheletri, prendemmo la macchina e corremmo in spiaggia con una motosega. Papà tagliò la grande testa della balena e poi la legò con un elastico robusto al tetto del minivan di famiglia. Durante il viaggio di ritorno verso New York, che appunto dura 5 ore, ogni volta che acceleravamo, i succhi della balena si riversavano nell'auto dalle fessure dei finestrini. È stata la cosa più disgustosa del pianeta, ricorda Kik ad anni di distanza. Avevamo tutti dei sacchetti di plastica in testa e in faccia, a cui avevamo fatto dei buchi all'altezza della bocca per respirare. E la gente, in autostrada, ci faceva il dito medio. Ma per noi era soltanto una cosa normale, una cosa di tutti i giorni. Nel 2014, a New York, si verifica una serie di avvenimenti obiettivamente rari che riempie le pagine locali dei giornali. Pedoni che muoiono o restano gravemente feriti dopo essere stati investiti da ciclisti. All'epoca è uno degli argomenti di attualità cittadina di cui i newyorkesi chiacchierano alle cene. Robert Kennedy Jr. coltiva già da anni la sua passione per le carcasse e dopo un giro fuori porta con gli amici si ritrova con il cadavere di un cucciolo di orso di 6 mesi nel retro del suo pick-up. Pensando di fare una cosa, cito, divertente, decide di portarlo di notte a Central Park. Sdraia l'orso morto e poi poggia accanto una sua vecchia bicicletta che non usa più, come se fosse stato un ciclista, poi fuggito, a investire l'orsetto uccidendolo. Insomma, è una citazione tetra di un argomento di discussione popolare all'epoca. Le autorità intanto aprono un'indagine, che però si arena dopo poco.
But I said, let's go put the bear in Central Park and we'll make it look like he got hit by a bike. Fun, funny for people. Finché con questo video ad agosto, a 10 anni di distanza dai fatti, Kennedy Jr. confessa la paternità della messa in scena macabra con l'orsetto e la bici. Ben Affleck has been spending time with Robert F. Kennedy Jr.'s 36-year-old daughter, Kik Kennedy, amid his divorce from Jennifer Lopez. They have been spotted at the Polo Lounge at the Beverly Hills Hotel. Quest'estate Kennedy Jr. ha fatto il suo endorsement a Trump ed è entrato nella squadra del candidato repubblicano. Nello stesso momento negli Stati Uniti si parlava molto di Kik Kennedy, non per la campagna elettorale che coinvolge il padre, ma perché la notizia di gossip dell'estate, il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, la riguarda. Kik Kennedy avrebbe, sostengono i gossipari, una storia con Affleck. Quando l'attenzione si è spostata su di lei, è venuta fuori la vecchia intervista rilasciata a Town & Country, in cui racconta della balena decapitata. Ecco, nella stessa intervista, Kik Kennedy dice anche che, agli occhi dei suoi genitori, la cosa peggiore che avrebbe mai potuto fare nella vita era diventare repubblicana. L'intervista è invecchiata male. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.